Ciao, sono Elisa Pavan, sono la titolare dello studio di Pilates in cui siamo qui in questo momento e eh, lo studio si trova a Vicenza. Eh, la mia esperienza nel Pilates è iniziata nel 2006, eh, all'epoca ero a Milano, quindi il mio corso di formazione è stato con Anna Maria Cova presso il suo studio di Milano e dopo aver concluso il tirocinio ho avuto la fortuna di lavorare con lei per due anni e mezzo. Quindi eh, la mia esperienza iniziale è stata veramente molto intensa, avendo modo di confrontarmi con insegnanti che avevano molta più esperienza di me. Eh, ho avuto modo di mh, praticare, di rifare i corsi anche più volte, eh, affiancando gli studenti che dovevano poi a loro volta eh, fare il loro tirocinio e preparare gli esami. Quindi eh, l'esperienza, ripeto, è stata molto importante, molto intensa, molto bella. Poi nel 2010 mi sono spostata per motivi personali qui a Vicenza e dopo un anno ho aperto il mio studio. Quello che eh, sta succedendo sempre più spesso è che le persone sono sempre un po' più sedentarie e tutto quello che la tecnologia ci propone mh, ci porta, secondo me, ad essere sempre un po' più pigri, quindi a muoverci sempre di meno e ad usare il corpo sempre di meno, che ovviamente è un gran peccato. La mia esperienza fisica prima del pilates arriva dal mondo della danza, quindi ho potuto apprezzare, vivendolo fisicamente, eh, il piacere del movimento, la bellezza del movimento ed è quello che vorrei trasmettere ai miei clienti che vengono poi da qualsiasi tipo di percorso personale e arrivano in qualsiasi condizione fisica. Quindi abbiamo persone più giovani, più anziane, persone che vengono indirizzate qui per problematiche. Ehm, fisiche o motorie anche piuttosto importanti. Quindi ogni persona che avviciniamo è un mondo da conoscere e da accompagnare verso nuove esperienze. Trovo che eh, la forza del Metodo Pilates sia un'esperienza completa a livello fisico, quindi si lavora sulla forza, sulla mobilità, sull'equilibrio, sulla coordinazione, tutte attività che richiedono un'attenzione mentale molto importante e che danno risultati fisici eh, veramente sorprendenti nella maggior parte dei casi, per il livello fisico di ogni persona. Okay? Questo trovo che sia una cosa meravigliosa che penso come insegnanti vediamo succedere quasi ogni ora davvero. Eh, il limite può essere quello di restare un pochino troppo legati a degli schemi che vengono dati proprio dal metodo, quindi magari restare un pochino troppo legati alle coreografie senza permettere alle persone di fare un'esperienza che si è più adatta alle loro esigenze. Il modo in cui io cerco di lavorare è veramente di adattare ogni lezione, ogni esercizio con delle indicazioni personalizzate. Quindi il mondo del Pilates ci può permettere di esplorare tantissimi ambienti diversi, può essere fatto in studio, può essere fatto all'aperto. Abbiamo scoperto di recente, ma anche già da un po' in realtà, tutto il mondo dell'online in cui le persone lavorano in maggiore autonomia da casa. Um, quindi penso che sia un mondo, un ambito che ha delle potenzialità infinite, che vanno sviluppate da parte degli insegnanti con attenzione, con consapevolezza e con tanta passione.